Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Benvenuti in questa seconda partita del giro eliminatorio della Coppa Libertadores, che vede il mio Banfield in un derby argentino contro il Racing, insomma, squadra direi famosissima, importantissima argentina, quindi un derby insomma veramente insomma di alto livello per la Coppa Libertadores. Insomma, direi da fare avanzamento. Io ragazzi in questi giorni ho anche dato un'altra sistemata alla squadra, perché sinceramente anche con la difesa lì a 5 non mi convinceva, e ho optato per questa sorta di rombo, questa somma di 4-3-1-2. Insomma, vediamo, sinceramente proprio mi preoccupa tantissimo la difesa di questa squadra, non difendono male, veramente insomma mi preoccupa, detto molto sinceramente, mi preoccupa davvero tanto. E niente, insomma, andiamo a vedere insomma se con questo tema di gioco, a fine ho messo dentro tutti i giocatori più importanti che ho, quelli più forti, perché ne tenevo alcuni in panca, insomma, magari poteva essere, magari poteva servire per il corso della partita, ma alla fine mi sa che forse è meglio che li metto tutti dentro. Ok, quindi infatti uno dei migliori che ho messo, Kaniski, è rosso, ma lo tengo dentro, non me ne frega niente, e tengo dentro anche Civelli, sono il mio difensore centrale. Insomma, direi che alla fine direi di fare così. Insomma, anche loro gioco con un sistema di gioco simile. Vedete in alto sulla destra Lautaro Martinez, insomma, prossimo giocatore dell'Inter, insomma, che sta facendo veramente molto molto bene in Argentina. Insomma, andiamo a giocare ragazzi, vediamo cosa succede. Io ho detto sinceramente, speriamo di portare a casa un pari, e vediamo se avendo un centrocampo un po' più equilibrato, una squadra un po' più equilibrata, scusate, sia in difesa che in attacco, che in centrocampo, riesco a essere anche un po' più equilibrato, perché dietro veramente si balla, che è una roba assurda. Spero magari così riusciamo a essere un po' più solidi, vediamo. Sinceramente ho i miei dubbi. Andiamo a provare a giocare, andiamo a provare a vincere soprattutto, portanto, sperando di portare a casa, se non riusciamo a vincere almeno un pari. Comunque, proviamoci. Bene, primo tiro. Madonna mia ragazzi, ma cosa ho fatto? Ho fatto una legnata. Un calcio un calcio in culo gli ho dato praticamente. Madonna ragazzi. Che palla! Dai! Mucci! Grande! Che palla che gli avevo dato ragazzi lì con... Mamma mia, non sono riuscito a calciare la bola che mi ha tenuto. Vediamo un po'. Madonna mia, se passa quella palla lì. Dai però. Dai, datolo, mamma mia. Bravi, bravi, dai.
fuori. Poi un altro, mamma mia, che mi fa una pola pazzesca il portiere. Mamma mia, non fa una parata neanche a morire. Neanche a morire. Poi c'è niente da fare, ragazzi. Tutte le altre squadre palleggiano in una maniera assurda, eh. Mamma mia. Bella palla qua per Mucci. Mamma mia, ha provato a dribblare. No, ma dove va con la palla? Bravo Kaniski. Čiptović, mamma mia! Mamma mia, stavo andando via. Bel pressing. No, ho la porta sbagliata. Dai, va a riprendere. Loro sono messi bene, eh. Dai. Mamma mia, finalmente una parata ha fatto. No, non gli puoi lasciare un centimetro dietro. Via. Mucci, no! Mamma mia, potevo andare ancora un po' più avanti! Che stupido! Potevo andare ancora più avanti, guarda qua, guarda! Che ciabattata però, mamma mia! Bene, 1-0, dai! Insomma, non voglio, lo dico a bassa voce. Forse ho trovato l'assetto di squadra giusto. Forse. Mamma, che numero Čiptović se veniva. Fallo. Che numero è Mucci qua, ragazzi, eh. Non male che c'ho le punte buone. Cosa si fa questo qua? Ma fa la battere a Datolo. Boom! No, mamma mia. Fuori.
bravo Ortiz, bravo. Madonna, 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 solito mischione, solito mischione. Via, via. Mamma, come gioca Mochy, ragazzi. Che classe. Madonna, madonna ragazzi. Lautaro qua, se non sbaglio c'ha 77, però sta giocando bene sta partita. Dai, tieni là. Kalinski è anche rosso, devo tenere conto anche di questo, eh. Grande Mochy, mamma mia, ma chi sono? Viali e Mancini, questi due ragazzi, mamma mia, che giocata. Guarda qui, la tengo, aspetto che va dentro. Guarda, coi tempi giusti, guarda che palla. Pam! Sì ragazzi, 2-0 2-0. No, no! Ma guarda, ma dove va sto portiere? Ma dove va? Ma dove va? Ma dove va? Stai su, stai su! Vai Bertolo! Ma guarda te, ma si può ragazzi. Portiere è veramente una roba, guarda. Una roba da fin dell'orrore. Qui finalmente fa una parata decente. Vediamo se riesco a rilanciare veloci. Bravo! Via. Oh! Mamma mia, ma piazza che è stanco. Sia Bertolo che Kalinski giù. Blocca sta palla portiere, blocca sta palla. Oh,
Ho tutti e quattro i miei centrocampisti, tutti e tre, almeno tre su quattro giù. Rossi. Ma sta partita non finisce più, ancora 88? So io cos'è, i supplementari ci sono? Madonna mia ragazzi, finisce più sta partita. Via. Sì. Mamma mia ragazzi, tre punti fondamentali. Che partita ragazzi. Lo dico a bassa voce, forse abbiamo trovato, forse ho trovato il sistema di gioco, forse. Questo rombo a centrocampo con Dato dietro le punte, ma forse ci siamo, forse. Anche difensivamente non ho sofferto particolarmente, insomma ci sta, era in trasferta, però insomma niente di che. Bene, molto bene. Ok ragazzi, quindi andiamo a 6 punti in classifica, quindi siamo primi. Abbiamo il Flamengo che ci tallona a 4, quindi loro hanno fatto anche loro una vittoria e un pareggio, quindi molto molto bene. Insomma direi che sinceramente non credevo di essere a 6 punti adesso, insomma credevo sinceramente di averne al massimo 4, però va benissimo così. Ok ragazzi, quindi per questa seconda partita della Coppa Libertadores del girone eliminatorio siamo giunti alla fine. Settimana prossima affronteremo il Flamengo, ma prima di salutarvi come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui video che caricherò da qua in avanti. Un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, commentate, condividete e noi ci rivediamo settimana prossima con un altro video di PES 2018. Un saluto da Shido, al prossimo video!